E verci. Dal mastering? Io? Sì, a te. Sto commettendo una scorrettezza, lo so. Tu sei venuto qui per cercare di recuperare l'anno scolastico che hai perduto, è così? E fino a ieri vivi l'insufficienza in due materie. Tu lo sai che stiamo decidendo se ammettere agli esami quelli nella tua situazione? Sì. Puoi non crederci, ma risulta ormai che dipenda tutto dal mio voto. E domani devo votare. Ho deciso di votare perché venite ammessi, a patto che vi impegnate tutti alla morte prima dell'esame per recuperare. Certo. Tu lo sai perché l'ho anticipata a te questa cosa invece che agli altri? No. Tu conosci mia figlia, Giovanna? Le parli? Sì, le parlo. Io non voglio sapere perché le parli, non voglio intromettermi. No, mi è molto simpatica. E poi sa tutto. Ieri, per esempio, sul Petrarca e le lettere ai familiari mi ha... Io spiegato. Volevo che tu sapessi che Giovanna è una ragazza particolare, di sicuro diversa da tutte quelle che frequenti normalmente. Tu puoi farle molto male. Senza rendertene conto, hai questo potere. Lei della vita non sa quasi nulla. Non dovete aver paura. Puoi farle molto male. Credo. Questi sono i testimoni. Buongiorno. 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 Buongiorno, professore. Ho chiesto di essere ascoltato in assenza di Giovanna Casale perché la sua presenza mi avrebbe condizionato. Io so di aver sbagliato, forse illudendola, forse facendole credere in qualche modo di essere attratto da lei, ma da quel momento il suo comportamento di giorno in giorno si è fatto sempre più ossessivo. Mi seguiva di nascosto, ovunque, senza darmi pace. Mamma, papà. Il concessionario Skoda ha una proposta seria. Eccola. Il concessionario Skoda ha una proposta seria. Roomster Fabia Wagon e Fabia con SP di serie da 52 euro al mese. Adesso interrompiamo lo spettacolo e facciamo sgomberare la sala. Mi raccomando, massima educazione ma anche risolutezza e rapidità. Attenzione, compare Turiddu, che il babbo sta per venire e non vorrei farmi trovare con voi nel cortile. E proverate anche di dividere la casa. Tenente, con il mio amico. Come procediamo? Ma con silenzio, non si parla in teatro. Ma che dite, compare Turiddu? Sindona, comandi. Con estrema discrezione. Controlliamo prima che l'informativa concernente le uscite di sicurezza corrisponda al vero. Poi... Signor tenente! Che c'è, Sindona? Quella sembra la piazzetta del mio paese. Quella che le ho detto tante volte. È proprio uguale! E quelli devono essere Lola e Turiddu, basta! Me lo ricordo bene quel giorno. Sono Santuzza e Turiddu. Per favore. Per quello che riguarda le norme di sicurezza, il teatro è in regola. Effettivamente da un primo controllo, ma io non capisco questa chiamata. La capisco io. Comunque, se posso, complimenti vivissimi. Grazie, grazie. Mi sono emozionato. Grazie, e potremmo complimentarci di persona con gli attori? Certo, faccio strada. Complimenti, Estasiatissimo. Graziosissimo. Grazie. Thank you.
Uè, zio, va che le brioche sono finite, eh? Oh, vaffanculo. Dai, merda, muoviti, che quelle arrivano adesso. Qualche idea? Solito metodo. Testa di là, croce di qua. Dai, andiamo di là, va? Perché? Perché sei in frocio, perché? Hai fame? Sì. Capito, anch'io, però non è che rompo il cazzo. Chi rompe il cazzo? Me l'hai chiesto tu? No, non me l'avrai chiesto, ma l'hai pensato.